Ciao a tutti, sono Luana Rigolli, sono nata ormai 37 anni fa in Emilia, ma sono per metà anche siciliana. E la mia formazione è quanto di più lontana ci possa essere dalla fotografia, infatti sono laureata in ingegneria civile e per qualche anno ho anche esercitato la professione. Poi circa 3 anni fa, complice la crisi di settore e altri fattori, ho deciso di dedicarmi completamente alla fotografia. Scatto da molto più tempo, però fino a 3 anni fa la fotografia era solo una grande passione. Ora invece cerco di viverci. E ultimamente sono anche molto appassionata di ricerche storiche e cerco di coniugare questa nuova passione con la fotografia, dedicandomi a ricerche fotografiche riguardanti temi storici di te fatti avvenuti in Italia nella prima metà del 1900. Per me la fotografia è tutto, nel senso che la fotografia occupa la maggior parte dei miei pensieri e ora come ora non saprei cos'altro fare se non la fotografa. E appunto posso dire che l'80% dei miei pensieri riguarda la fotografia e anche se apparentemente non sto lavorando, non sto scattando, quando osservo cose, paesaggi, ne osservo, cerco di osservarne le luci, i colori ed è come se stessi fotografando mentalmente. E anche tutto quello che faccio per passione, come ad esempio leggere, andare al cinema o viaggiare, lo faccio perché mi stimola la mente molto dal punto di vista fotografico. Presento due lavori che apparentemente sono diversi, ma in realtà hanno qualche analogia di fondo. E infatti entrambi riguardano in parte la Sicilia e in parte isole remote, lontane, riguardanti storie di confino in modo differente. E il primo lavoro si intitola Linosa e riguarda appunto l'isola di Linosa. E ho frequentato Linosa per diversi anni, per diversi inverni, dal 2016 al 2019, e ho cercato di documentare la vita sull'isola in inverno. Linosa è un'isoletta di soli 5 km quadrati e dista circa 165 km dalla costa italiana ed è per questo che amo definire Linosa l'isola più isolata d'Italia. Per raggiungerla bisogna, soprattutto in inverno, bisogna fare un lungo viaggio perché bisogna arrivare a Porto Empedocle e da lì imbarcarsi prendere la nave che conduce a Linosa in circa 8 ore di viaggio. E Linosa ha circa 400 abitanti, per lo più anziani e adulti, mentre i ragazzi sono costretti ad abbandonare l'isola già a 14 anni per poter frequentare le scuole superiori e l'università o in Sicilia o nel resto d'Italia e poi banalmente anche per trovare un lavoro. E Linosa vive soprattutto di turismo estivo e soffre della mancanza di collegamenti stabili con la terraferma. E diciamo che i collegamenti sarebbero garantiti tutti i giorni, però a Linosa manca un porto, motivo per cui quando il mare è agitato, Linosa, la nave non attracca e può rimanere in isolamento anche per diversi giorni consecutivi, anche una settimana, 10 giorni è capitato. E questo suc può succedere anche in estate, motivo per cui anche il turismo estivo stenta a decollare. Vive soprattutto di un turismo di nicchia e abituale. Diciamo che a Linosa si incontrano sempre le stesse persone anche in estate. E, appunto, ho documentato la vita sull'isola per diversi anni e tutto questo lavoro è confluito in un libro autoprodotto che è stato pubblicato l'anno scorso. Il secondo lavoro invece che presento si chiama L'isola degli Arrusi. E gli Arrusi sono io come. Cioè, una parola arruso, la parola arruso è un termine gergale, appunto usato a Catania per indicare gli omosessuali. E infatti questa storia che sto cercando di raccontare perché in realtà ci sto ancora lavorando, riguarda la storia di 45 omosessuali catanesi che durante il regime fascista sono stati confinati all'isola Tremiti, a San Domino, a circa 800 km di distanza da Catania. Per la loro unica colpa appunto di essere omosessuali. E in questo lavoro ho cercato di fotografare a Catania i luoghi di incontro di questi omosessuali prima di essere arrestati e poi confinati, e invece alle Tremiti sto fotografando i luoghi appunto che riguardano il loro confino.
Poi all'archivio di Stato ho trovato le cartelle biografiche di tutti questi 45 omosessuali in cui appunto, c'è la foto, ci sono i verbali di polizia, i referti medici e anche le lettere scritte da loro e dai loro familiari per chiederne la grazia. Purtroppo non sono riuscita a conoscere nessuno di loro, infatti il più giovane era nato nel 1920 e quindi purtroppo sono tutti morti. Però mi sto basando questa ricerca appunto fotografica sulle testimonianze di alcune persone che sono riuscite ad intervistare alcuni di loro prima della loro morte e sto cercando sia alle Tremiti che a Catania delle persone che li hanno conosciuti. Alle Tremiti delle persone che li hanno conosciuti durante il confino, come ad esempio ho conosciuto una signora di 92 anni che all'epoca dei fatti aveva 12 anni e si ricorda di alcuni di loro. E a Catania sto cercando delle persone che li hanno conosciuti prima del, no, scusa, dopo che sono stati, dopo che sono rientrati in città dopo il confino. Vorrei che chi guarda queste foto riuscisse a fare una riflessione su quello che vuol dire vivere su una piccola isola. Infatti la maggior parte di noi vive in città oppure sulla terraferma o in luoghi facilmente raggiungibili e si reca nelle piccole isole italiane per, in vacanza in estate e pensa, magari guarda con invidia chi vive su quest'isola tutto l'anno. In realtà non è oro, non è tutto oro quello che luccica, infatti se a Linosa si sta spopolando un motivo ci sarà. Infatti chi decide di vivere sull'isola deve abbandonare qualsiasi ambizione e può decidere di vivere soltanto di turismo. E come chi invece conosce la storia degli Arusi catanesi, pensa che siano stati fortunati ad essere stati mandati alle Tremiti. In realtà alle Tremiti molti di loro si sono ammalati perché in inverno le condizioni climatiche sono molto rigide, c'è molta umidità, c'è freddo e anche le case di allora non è che erano proprio coibentate, perfette, quindi ci si ammalava. E inoltre anche l'alimentazione era abbastanza scarsa perché bisognava accontentarsi di quello che cresceva sull'isola, di quello che veniva coltivato appunto sull'isola. Però mancavano tantissime cose e moltissime cose venivano portate dalla terraferma, però costi elevati e quasi proibitivi. E quindi vivere su un'isola può essere meraviglioso, però comporta molti sacrifici. Grazie a tutti e ciao!